suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Radio Ticino Pavia, la tua città, la tua radio. Penne, squame e zampe. A Radio Ticino Pavia si parla di animali. Con Annalisa Jimmy. Ed eccoci alle 17.59 con l'appuntamento in diretta. Annalisa Jimmy, buonasera, ben trovata. Buonasera Simona e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ci ritroviamo anche stasera per parlare di animali un po' particolari, no? Ultimamente ci siamo occupati di animali normalmente considerati o brutti o poco... che attraggono poco. Ecco, quelli di oggi forse sono quelli che attraggono tra i meno in assoluto, ma oggi saremo qua anche per sfatare un po' questa diceria. Parliamo di nutrie. So già che i nostri ascoltatori avranno fatto un salto e diranno no, le nutrie no. Ebbene sì, parliamo di nutrie con un biologo, Samuele Venturini, che è in collegamento telefonico con noi. Samuele, ci senti? Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, e parleremo appunto di questi animali così bistrattati e contro cui si stanno scatenando delle vere e proprie campagne per l'uccisione. Insomma, allora cominciamo, perché Samuele ha trovato altre soluzioni. Allora, prima cosa, una curiosità, no? Tu sei un biologo. Sì. Cosa ti ha spinto a occuparti proprio di questi animali che sono appunto così poco amati, poverini? È vero, hai ragione, e a torto in realtà sono poco amati, perché conoscendoli meglio si scopre veramente un mondo, come peraltro vale per ogni specie vivente sul nostro pianeta. Tutto è iniziato ormai parecchi anni fa, circa una decina di anni fa, ormai terminati appunto da un po' gli studi universitari. Io ho sempre avuto la passione di fare escursioni in bicicletta eccetera nel Parco Agricolo Sud Milano, dove io vivo, e come qualcosa di innato, insomma, quell'animaletto lì curioso col suo muso che spuntava fuori da una roggia, diciamo, fu la scintilla che fece scattare l'interesse mio, sia come persona amante degli animali che come biologo appunto, l'interesse su questo animale, e da lì iniziò la storia. Ecco, perché in effetti vabbè, uno dice ah, che orrore, però capita di vedere delle famigliole di nutrie che sono veramente di una grande tenerezza. Ecco, poi magari ci racconterai qualcosa sul loro modo di vivere, ma la mia prima domanda è: le nutrie fino a 30-40 anni fa non c'erano dalle nostre parti. Allora, vuoi spiegare cosa ha fatto l'uomo, perché è l'uomo che ha poi creato quello che ora chiama un problema? Esattamente, infatti lo possiamo anche definire fenomeno nutria più che problema, ma come hai detto giustamente tu, è l'uomo la causa principale. Ma l'uomo sotto che forma? Beh, sotto gli allevamenti di pelliccia per il castorino. Ecco, perché la nutria è il castorino, perciò molte signore che inorridiscono a parlare di nutria magari lo portano ancora, anche se per fortuna le pellicce sono passate di moda, però qualcuna si ostina a portarlo e magari ha addosso pelle di nutria, vero? Purtroppo sì. Vi dirò di più, tutto in Italia ebbe inizio nel 1928 con il primo allevamento di coniglio coltura, quindi conigli, che fu trasformato in allevamento di castorino ad Alessandria. E quindi potete ben capire come, siccome per allevare la nutria serve l'acqua, agli inizi non c'erano queste misure di sicurezza e di precauzione per evitare le fughe accidentali di questi animali. E quindi già dei piccoli nuclei iniziarono proprio quasi un secolo fa a instaurarsi da noi, ma... Sì. Il grosso, quindi la maggior diffusione, si ebbe proprio col calo della domanda della moda delle pellicce,
e di conseguenza molti allevatori, imprenditori che non erano registrati all'anagrafe del commercio, piuttosto che sobbarcarsi i costi di abbattimento e smaltimento degli individui, decisero di liberarli. È una cosa terribile quello che stai dicendo, proprio come se questi esserini vivi, io lo ricordo sempre che sono vivi, sono proprio considerati solo strumento di guadagno. Quando non servono più si usa il metodo meno costoso, non più o meno disumano, ecco, perché più umano non lo è. Quindi l'uomo le ha immesse nel nostro territorio e queste poverine si sono adattate, no? Sì, hanno avuto la fortuna di essere molto plastiche, è un termine che si usa in questo caso, cioè si sono adattate molto bene al nostro clima e al nostro ambiente, appunto. E la presenza nelle nostre campagne, che è stata poi così demonizzata, è davvero una presenza invasiva? Parliamone in modo oggettivo, naturalmente, non dalla parte delle nutrie in questo momento. È davvero molto invasiva? È invasiva solamente se va a pari passo con l'uomo, cioè è la pressione antropica che ha reso invasiva la presenza di questa specie, perché dove per esempio ci sono incolti, boschi o zone non antropizzate, e intendo dire anche zone dove non c'è coltivazione, le nutrie ci sono ma non creano problema all'ambiente, perché l'ambiente è sano. Dove certo. Però viene appunto antropizzato, e quindi agricoltura intensiva, disboscamento, diserbo di argini, eccetera, è lì sì che si crea gioco forza un problema anche di densità e quindi di impatto. Ecco, l'impatto sarebbe sulle coltivazioni, quando le nutrie vanno, che ne so, a mangiare, suppongo, e l'altro invece proprio sugli argini, no? Si è sentito tantissimo adesso con le ultime inondazioni che gran parte della colpa del crollo di questi argini è dovuto alle nutrie. Allora, sì, se mi permetti vorrei fare delle precisazioni. E appunto, naturalmente è quello proprio che io mi aspetto da te, perché sto cercando di fare l'avvocato del diavolo, ma mi costa certo, molto ma farlo. Ma è giustissimo, perché appunto l'informazione deve essere approfondita e deve avere delle basi solide, quindi è vero quello che hai detto, ma come ogni animale, ovvero la fauna selvatica a contatto con l'uomo può effettivamente creare dei problemi che possono essere comunque risolvibili. Cosa succede per la nutria? La nutria va a cibarsi delle coltivazioni, comunque ricordiamolo, entro un certo margine dall'argine, perché è un animale fortemente acquatico la nutria, però i dati scientifici ufficiali che sono stati raccolti e analizzati hanno dimostrato in realtà che la nutria a livello nazionale copre un danno del 5% rispetto a tutti gli indennizzi che vengono chiesti per i danni causati da cinghiale in particolare soprattutto e altri ungulati. Intendo cervidi, quindi caprioli e simili, ma anche corvidi e quindi cornacchie e gazze. Più complesso invece è il problema delle arginature, ma questo perché, torniamo al discorso di prima, perché parliamo già di un ambiente compromesso, dato che senza radici degli alberi l'argine è molto più soggetto non solo allo scavo dell'animale, che può essere tasso, nutria, talpe, arvicole, volpi, eccetera, ma anche comunque allo smottamento naturale, perché noi abbiamo dei territori idrogeologicamente instabili, sono argillosi, quindi già di per sé sono abbastanza deboli. Ecco, perciò la nutria, povera bestia, fa danno, ma su una, come dire, un pregresso sempre intervento dell'uomo in queste zone di disboscamento, e quindi magari sarebbero crollate comunque queste arginature. Ti posso dire, per quanto riguarda appunto il fatto che accadde nel 2014, se non erro, a Modena, se non vado errato, ecco, si diede subito la colpa alle tane degli animali. In realtà indagini dichiararono appunto effettivamente che la colpa non fu degli animali, perché già lì c'erano le tane, ma fu di chi doveva occuparsi della manutenzione dei canali. Nuovo basterebbe veramente, cioè i problemi esistono sì, ma si possono risolvere.
Sì, assolutamente, anche perché poi io credo che l'uomo abbia sempre bisogno di un capro espiatorio, ed è molto facile quando c'è qualcosa che non va. Adesso ci sono le nutrie, che io le trovo molto carine, qualcuno dice che sembrano delle grosse pantegane, è facile dare addosso, e invece non, le cose non stanno così, o almeno non del tutto. Comunque, esattamente. Ecco, quello che comunque la cosa più interessante è che tu hai avviato un'operazione di controllo del numero, però attraverso la sterilizzazione, mentre ci sono alcune regioni, alcune province che dicono che l'unico modo è l'abbattimento, cosa a cui noi ovviamente siamo assolutamente contrari. Che tipo di iniziativa hai proposto e attuato, mi pare, no già? Certo. Tutto è nato perché, appunto, fortunatamente per passione e per professione sono un biologo, mi occupo soprattutto di fauna selvatica e di conseguenza ho, diciamo, una forma mentis molto scientifica sotto questo punto di vista, senza mai tralasciare l'etica. Quindi, andando a verificare il perché certe pratiche di controllo della fauna, in questo caso della nutria, non erano risolutive, parlo degli abbattimenti, sì. Allora sono andato appunto a verificare i dati. Ebbene, si notava una cosa interessante: più aumentava il numero di abbattimenti, più le nutrie aumentavano e anche i danni. Fantastico questo. Potrebbe sembrare paradossale, però questo, se si conosce appunto l'ecologia delle specie faunistiche, non è un paradosso, perché a fronte di un disturbo, che può essere quindi la caccia all'abbattimento, gli animali, comunicando sempre col loro ambiente, hanno delle risposte ormonali. Ciò significa che vengono a liberarsi delle nicchie e quindi aumenta la disponibilità di risorse alimentari e spaziali, e gli animali, per tutta risposta appunto, aumentano il numero di nati per parto. Quindi certo, è errato intervenire sulla mortalità, è molto più concreto e corretto intervenire sulla natalità e quindi sulla sterilizzazione, cosa peraltro fatta anche all'estero con risultati positivi. Oh, perciò, come sempre, quando poi si ragiona, l'etica e la scienza vanno a braccetto praticamente. Sempre, è importante questo, altrimenti si fanno veramente degli errori o si possono avere dei falsi positivi. E viceversa invece, affrontando il problema, certo, a medio e lungo termine si possono avere dei risultati efficaci. La sterilizzazione come avviene? Catturate proprio gli animali e le sterilizzate come si fanno con le colonie di gatti? Sì, noi usiamo proprio le gabbie trappola che dobbiamo usare la provincia, però le usiamo a fine di ricerca, certo. E perché da noi è partito il progetto pilota qua a Buccinasco, in provincia di Milano. Ah, ecco, giusto, scusa dirlo, che sei di Buccinasco e da lì si sta parlando, ecco come. Sì, sì, infatti proprio Parco Agricolo Sud Milano, quindi proprio la zona, diciamo, con presenza di nutrie da diversi decenni. E, appunto, le nutrie vengono catturate con un'esca, con queste gabbie trappola, vengono trasportate in clinica, dove in veterinaria, dove viene eseguita la sedazione, l'anestesia, e nel frattempo che l'animale è anestetizzato vengono eseguite delle analisi anche per raccogliere i dati biometrici, dopodiché viene eseguita l'operazione chirurgica, quindi sterilizzazione e o castrazione, noi, diciamo, sterilizziamo entrambi i sessi. Sì. E dopodiché l'operazione dura circa mezz'oretta e dopo un'adeguata degenza l'animale viene rimesso nel suo ambiente, in modo tale che l'animale sterilizzato possa controllare e quindi evitare l'immigrazione di altri individui. Perché, ecco, va detto una cosa importante, l'animale mantiene il suo comportamento di territorialità. Ecco, e questo è pure molto importante. Samuele, io farei la prima pausa e poi ritorniamo a parlare di questi bellissimi animali. Grazie. Va bene, a voi. Dress you 'cause you're tired, cover you as you desire, when you fall asleep inside my arms. May not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want, it's in my arms. Ben ritrovati, sono Marco Girardo, vi aspetto sulle frequenze in blu. And I'll give you everything, so baby tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby tell me yes, and I will give you everything. I will be right by your side. If I can't find the cure, I'll fix you with my love. No matter what you know, I'll fix you with my love. And if you say you're okay, I'm gonna heal you anyway. Promise I'll always be there. Promise.
babe. Close your eyes, I'll sing your favorite song. I wrote you this lullaby. Hush now, baby, don't you cry. Anything you want. Buona la prima. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes, and I will give you everything. I will be right by your side. Dopo Lady Gaga, la splendida voce di Lady Gaga con The Cure, torniamo in diretta con Annalisa Jimmy, Penne, Zampe e Squame. Annalisa, te oggi si parla di nutrie. Sì, di nutrie, con Samuele Venturini che è in collegamento con noi, che è un biologo, eccolo, che l'abbiamo sentito, un biologo che appunto stavamo dicendo si occupa della sterilizzazione. Ma Samuele, ti risulta che ci siano altri tipi, cioè altre realtà in cui la sterilizzazione viene praticata? Sì, soprattutto mi duole dirlo, all'estero. Ah, ecco, in Italia no. E purtroppo l'Italia è un paese con un altissimo tasso di biodiversità, quindi è un paese veramente fantastico a livello naturalistico, purtroppo però viene poco sfruttato, ecco, diciamo così. Sì, sì, sì. E tornando a noi, sì, esistono altre realtà, per esempio appunto in America la sterilizzazione, o meglio il controllo della fertilità, viene utilizzato su cavalli di un'isola, cavalli selvatici, coyote, quindi predatori, sì. Ma è stato utilizzato anche su alcuni uccelli, per esempio colombi, sì. Ma anche su castori. E perché cosa succede? Il castoro del Nord America, quello con la coda piatta per intenderci, sì, è stato importato anche in Sud America, creando effettivamente dei problemi. Sono simili nutrie e castori, cioè i dentoni sono a crescita illimitata anche nelle nutrie? Sì, sì, confermo, ecco. Tendenzialmente come tutti i roditori, però la nutria è molto più simile al castoro, tant'è che il suo vero nome è proprio castoro sudamericano di palude. Ah, ho capito. E sì, la differenza è che ha la coda cilindrica, sì, invece che piatta, ma questo topo è dato dall'ambiente di origine, appunto paludi. Senti, dacci qualche indicazione sul modo di vivere. Hai detto per esempio che quando sono in difficoltà, cioè hanno delle cucciolate, sto dicendo producono, è molto brutto, hanno delle cucciolate più numerose. Quanti ne fanno, sì, di cuccioli in genere? Allora, mediamente, in modo del tutto naturale, il numero si aggira intorno ai 3-4 cuccioli per parto, tenendo conto che possono fare 2 gravidanze all'anno. Caspita, sempre tanto di media. Okay. Sì, la maturità sessuale viene raggiunta intorno ai 6 mesi, sì, però le primipare, che è il nome in cui vengono definite appunto, sì, gli esemplari femmine che partoriscono per la prima volta, presentano un alto tasso di mortalità a livello dei piccoli. Sì. Difficilmente raggiungono il 50%. Della, diciamo, dei nascituri che poi raggiungono a loro volta l'indipendenza. Però c'è da dire che già a 3 anni iniziano ad esserci diciamo più femmine sterili, perché sì, per loro, vivendo intorno ai 4-5 anni, pochissimo, poverine, quindi già ai 3 anni sono già vecchiette. Certo, certo. La risposta alla domanda che mi hai fatto è cosa succede, che in caso di disturbo, ebbene, possono arrivare anche a fare il doppio, quindi anche 6, ma anche 8 cuccioli, certo, per parto. Cosa mangiano le nutrie? Sono erbivore, per via della loro dentizione, certo, hanno proprio la appunto, dentatura tipica e la masticazione tipica appunto da erbivoro, quindi tutto ciò che è erba, radici, semi e piante acquatiche in particolare vanno ghiotte, tant'è che spesso, è un aneddoto questo che vi racconto, sì, in passato le nutrie venivano ben viste perché mangiando le piante acquatiche e le alghe sotto i corpi idrici appunto li rendevano più puliti, ah, certo, e con maggiore ossigenazione per favorire così la vita acquatica dei pesci e degli altri esseri appunto acquatici.
questa è una cosa che magari non tutti sanno. No, e questa è una cosa molto bella. Tra l'altro è un animale. Sì, dimmi. No, dicevo che io ho visto spesso su Facebook, su YouTube, dei filmati molto belli sulle lontre, che ce n'è uno che è molto famoso, della mamma che galleggia a pancia in su con il cucciolo sulla pancia, cioè è tenerissimo. Le nutrie hanno questi atteggiamenti così teneri nei confronti dei propri piccoli? Sono delle mamme affettuose? L'affetto, permettimi di dire, è presente in tutti gli animali. Certamente, sì. Che lo vediate o meno, ve lo posso garantire. E piccola curiosità, nutria in spagnolo significa lontra, però la nutria non è una lontra, è stato un errore storico, perché i coloni spagnoli, quando giunsero in Sud America, non conoscevano la nutria, il castorino, ma conoscevano bene la lontra. Certo. E quindi a una prima vista la scambiarono appunto per una lontra e diedero questo nome che si porta dietro tutt'oggi. Tornando alla tua domanda, sì, ci sono molte cure parentali all'inizio, c'è tantissima vocalizzazione a frequenze basse tra i piccoli e la mamma, e la caratteristica è che la mamma presenta delle mammelle laterodorsali, cioè poste ai lati proprio della schiena, perché può allattare i cuccioli mentre è in acqua, in questo modo scappa dai predatori. Certo. Senti, e l'interazione con l'essere umano è possibile o no? Un animale visto con un animale selvatico? È possibile, anche perché essendo originario del Sud America, proprio in quei luoghi è considerato anche animale domestico da loro. Certo. E personalmente mi è capitato, magari avrei visto su YouTube, proprio un'esperienza di avere una nutria per 5 anni, il famoso Willy, il castorino. Bellissimo. E salvato da morte certa, perché la mamma era morta e lui era ancora col cordone ombelicale attaccato, e un mio amico appunto l'ha salvato, e diciamo uno dei pochi che si occupava di nutri, se non l'unico ero io a quei tempi, e di conseguenza l'ho accudito proprio da quando aveva 2 giorni di vita fino a 5 anni, e ti posso garantire che interagisce parecchio, quindi la risposta a tua domanda è proprio affermativa. Senti, ma come hai fatto a tenerlo? Voglio dire, avevi un laghetto, ecco. In realtà era un appartamento, sono tuttora un appartamento, e gli animali però si adattano, poi lo si vede bene, si capisce quando un animale è tranquillo, quando è agitato, e utilizzavo la vasca da bagno doveva esserci necessità, però lo lasciavo comunque libero, come un coniglio, in poche parole, in casa, ma lo portavo fuori anche, nei parchetti fuori, perché lui, essendo proprio imprintato sull'essere umano, riconosceva i piedi, la voce, e ti seguiva, non si staccava mai. Fantastico, quindi potevi anche lasciarlo girare, che lui tornava, stava vicino a te, insomma. Tendenzialmente sì, un po' testardo lo era, perché comunque è un roditore e non è come un cane, però ecco, aveva dei paletti fissi, riconosceva la voce. Certo. e l'odore soprattutto. Certamente, un po' come appunto quelli che tengono in casa il criceto o i porcellini d'India, immagino. Ci tengo però a precisare che era una situazione particolare quella di Willy, proprio perché è stato salvato in un momento difficile anche a livello legislativo, e quindi avevamo avuto l'autorizzazione ai tempi per tenerlo, perché era considerato irrecuperabile intendo che ormai era molto attaccato all'essere umano. Certo. Senti, l'ultima cosa prima dell'ultima pausa. Sì. Possono in qualche modo essere invece pericolosi all'uomo? Cioè attaccano l'uomo, portano solita cosa, portano malattie, cose di questo genere? Le domande è giusto farsele, le risposte esatte che potete vedere voi anche a livello scientifico eccetera sono entrambe negative. Nello specifico, la nutria non attacca l'uomo, a meno che come ogni animale venga appunto disturbata, soprattutto quando ha dei piccoli, ma la nutria, essendo erbivora, può al più mimare un attacco e poi scappare. Sì. Però noi non dobbiamo focalizzarci solo sul caso estremo. Certo. Tendenzialmente la nutria, e qui te lo posso confermare al 100%, non è aggressiva. E per quanto riguarda l'altra domanda, le analisi degli istituti zooprofilattici che vengono fatti ogni anno su carcasse di nutria hanno dimostrato e dichiarato la non pericolosità igienico-sanitaria di questo animale in Italia.
Perfetto. Permettimi solo di spiegare sì. che le analisi vengono fatte a livello anticorpale, cioè si vanno a vedere gli anticorpi, ma l'anticorpo significa che un animale può essere entrato in contatto con il patogeno e aver sviluppato le difese senza avere il patogeno dentro. Sì. Viceversa, le analisi che le microbiologiche, che sono quelle che vanno a vedere il batterio, in questo caso della leptospirosi, le poche analisi fatte in questo frangente hanno dimostrato una percentuale veramente irrisoria della presenza del patogeno soltanto in nutri vicino agli allevamenti, ecco. Perché sono proprio i bovini, certo. Gli animali da cortire, i vettori primari. Va bene, ti ringrazio, facciamo l'ultima pausa. Va bene. Ovvero liberi gli animali, o meglio gli animali liberi, insomma quello che vorremmo vedere, vero Annalisa Jimmy? La nostra trasmissione, e sono contenta che anche la musica si stia occupando di questi argomenti. È molto importante perché si diffondono anche tra i giovani, è molto bello questo. E noi ritorniamo appunto per l'ultimo spezzone della nostra trasmissione con Samuele Venturini, che ho detto all'inizio è un biologo, sappiamo che si occupa di nutrie, della sterilizzazione. Ma Samuele, parlaci un po' di te, della tua attività, cosa fai come biologo animale? Sì, allora cerco di essere breve per non tediarvi. Io appunto sono biologo, mi occupo soprattutto con esperienza fatte sul campo di fauna selvatica, sono anche uno scrittore, ho scritto diversi libri, sto scrivendo libri a livello divulgativo sulle scienze naturali, sì. Per esempio ho parlato anche di nutria e specie alloctone in ecobioevoluzione, sì. Edito dalla Castel Negrino, e poi faccio anche guida, ma anche biologo, in un parco faunistico che è la Torbiera, in provincia di Novara, Grate Conturbia, che ricordiamolo è il primo centro italiano per la riproduzione e conservazione delle specie minacciate di estinzione. Quindi ci sono anche animali tipo, non so, i grandi felini? Sì, esattamente, tant'è che proprio settimana scorsa, il 3 marzo, era la giornata mondiale della natura, sì. E si celebravano appunto i grandi felini. Noi abbiamo il leopardo dell'Amur, che è una zona orientale della Russia, e ci occupiamo proprio di progetti per la loro conservazione appunto.
Senti, allora adesso facciamo una piccola anticipazione, siccome tra poco, quando finalmente si deciderà di arrivare la primavera, non se ne può più di questo ultimo coda d'inverno, a me piacerebbe dare anche qualche consiglio, magari per qualche gita, per conoscere meglio e più da vicino gli animali. Se ti va, magari verso fine aprile, inizi di maggio, potremmo parlare di questo centro, perché mi sembra di capire che è un centro molto, molto particolare, molto bello. È poco conosciuto proprio perché cerca di investire molto negli animali e nei progetti, anche nei luoghi di origine di questi animali, cosa certo. che alla fine non è da tutti, ma è molto importante, perché se si preserva l'ambiente, giustamente si preservano anche le specie. E in entrambi i casi, nei vari, appunto, nelle varie attività che faccio, per me è punto fondamentale proprio l'educazione ambientale, che faccio anche certo. per le scuole, e la divulgazione. La divulgazione, che è sempre estremamente importante, naturalmente. Sì. Senti, a parte appunto le nutri, quando si parla di fauna selvatica, cosa si intende? Fauna selvatica è tutto ciò che non è appunto domestico, ma tutto ciò che vive al di fuori della nostra, diciamo, della nostra casa. Ma c'è un interregno, possiamo chiamarlo così, che è la fauna urbana. Ecco, volevo proprio chiederti questo, sì. Allora, no, appunto, diciamo giusto. Dagli estremi, no? Fauna selvatica è proprio tipo la volpe, piuttosto che il cervo, piuttosto sì. che la cicogna. Poi c'è la fauna urbana, che sono i germani, le anatre, che sì. vivono nei laghetti dei parchi, le cornacchie, tutti gli uccellini che noi vediamo sui balconi, dai passerotti, al picchio, le gazze, sì. e, ma anche... potrebbero essere i piccoli musteri, i tassi, perché anche le volpi della fauna selvatica possono ricadere nella fauna urbana. Sì. Questo per dirti che nella scienza, in biologia, soprattutto in tutto ciò che riguarda natura e animali, non si può mai catalogare definitivamente qualcosa, così come è errato ridurre tutto in modo semplicistico o meccanicistico. Questo è un errore. Certamente. La natura è viva. Certamente. Senti, io ti ringrazio molto, è stato veramente molto interessante questa chiacchierata, e mi farà molto piacere se davvero tra un paio di mesi avrai voglia di venire ancora a parlarci, questa volta proprio di grossi animali. Sì, più che volentieri. Bene, ti ringrazio, arrivederci, spero tanto che anche i nostri ascoltatori abbiano un occhio un pochino più dolce nei confronti di questi poveri animalini, le nutrie, da cui abbiamo cominciato la puntata, che in fondo sono animali anche loro che meritano di vivere. Certo, io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori a casa. A presto, ciao. Grazie. Annalisa, allora guardiamo la puntata della prossima settimana, quali novità? Sì, allora la prossima settimana dovremo parlare di quella associazione animalista nuova che è nata a Pavia, sì. ad opera di Gioia Barbaglia, Margherita Bianchi, che già sono state nostre ospiti, e di una loro amica che si chiama Maria Pia, il cognome mi sfugge, e che probabilmente saranno nostre ospiti la prossima settimana. Appunto. Allora, grazie Annalisa Gimmi anche per questo spazio dedicato alle nutri, abbiamo scoperto tante cose nuove, ci risentiamo tra una settimana. A presto, arrivederci. Penne, squame e zampe. A Radio Ticino Pavia si parla di animali. Con Annalisa Gimmi.